Viviamo in un'epoca dove la comunicazione tramite video è indispensabile. White Lab ti darà dei suggerimenti fondamentali per creare un video efficace. Innanzitutto, sai quali sono le differenze tra un video e un video di successo? Sai come realizzare un filmato che può davvero far spiccare il volo alla tua azienda? Comincio intanto a porti una serie di domande. Ma chi dovrebbe essere interessato al tuo video? Chi è il tuo pubblico? Che gusti hanno le persone che vuoi raggiungere? Quanti anni hanno, dove vivono, eccetera, eccetera, eccetera. Semplifichiamo il tutto con un semplice concetto. Qual è il tuo target? Ci sono una serie di step necessari per realizzare un prodotto realmente valido che avrà il compito di divulgare l'immagine della tua azienda sul web per promuovere i tuoi prodotti o i servizi che vuoi far conoscere. Ti elenco le regole fondamentali. Chiarire l'argomento fin da subito. Puntare sulla fedeltà dell'audience. Coinvolgere nei primi 8 secondi. Mantenere lo sguardo dell'audience attivo. Non lesinare sul contenuto. Considerare il tempo per la conclusione. Comunicare una call to action chiara. Mantenere la durata tra i 40 e i 60 secondi. Un video di successo deve essere in grado di emozionare. Deve spingere chi lo vede a desiderare quel prodotto o servizio più di ogni altra cosa. Di condividerlo subito con la propria community. Questi sono gli aspetti importanti. Ecco come farlo analizzando punto per punto i consigli che ti ho appena elencato. Chiarire subito l'argomento. L'attenzione si esaurisce in fretta, trasformandosi in noia. Quindi non sprecare tempo e vai dritto al punto. È fondamentale comunicare subito il tema del video. Puntare alla fedeltà del pubblico. Affinché l'audience sia fedele, serve trattarla come se lo fosse già. Non porre barriere e comportati come se la relazione fosse di lunga data. Sentirsi accolti genera un naturale senso di fedeltà. I primi 8 secondi sono fondamentali. Hai solo pochi secondi per catturare chi ti guarda e farlo restare incollato allo schermo. Ricorda che YouTube premia i video con un basso tasso di abbandono. Mantenere l'attenzione. Per farlo, punta sul movimento. Il tuo pubblico non deve essere passivo, perché il passo successivo è l'abbandono. Il suo interesse deve essere catturato su punti diversi. Come? Inserisci video che mostrino ciò di cui stai parlando. Testi concisi in sovraimpressione ed effetti zoom sui particolari che ti contraddistinguono. Fondamentale. Crea un contenuto ricco. È un video di successo quando le informazioni vengono date con generosità. Più generosamente condividerai le tue conoscenze, più sarà alta la tua audience. Non dimenticare di concludere. Un buon video deve finire lasciando la voglia di rivederlo subito. È fondamentale valutare da subito il tempo necessario per la conclusione. Quindi in anticipo, scegli una call to action chiara. Per portare il tuo utente ad una reazione, il tuo messaggio deve essere chiaro e sintetico. Due call to action saranno perfette. Questi punti ti permetteranno di realizzare il tuo video di successo. Sabina 1-2, non porre barriere. E non le porre ste barriere. Non mi interessa, se non lo ripetiamo 150 volte.